Quando parliamo di Giorgia Meloni parliamo della Presidente dei Conservatori Europei, quindi non di una arrivata all'ultimo minuto. Ma vede, un governo, qualunque esso sia, che il leader sia Conte, sia Draghi o sia Meloni, non rappresenta una coalizione politica, rappresenta una nazione. E l'Europa non può non dialogare con una nazione, chiunque sia quello che la rappresenti. Così come ha dialogato con i polacchi, così come dialoga comunque, litiga con Orban, così come dialoga con Macron, così come discute adesso con Scholz. Quelli che stanno mettendo più in difficoltà l'Europa, ad esempio sul gas, solo il governo socialdemocratico di Scholz, che si rifiuta di trattare il tetto dell'energia, e quello olandese di Rutte, che sarebbe il Calenda o Renzi, Renzi dell'Olanda. Per cui non è solo i polacchi, quelli che hanno accolto più profughi in Europa sono i polacchi, quelli che dovevano essere cattivi contro l'immigrazione, sono quelli che hanno aperto le porte delle loro case agli ucraini e sono i primi che hanno subito le conseguenze di questa guerra. Per cui l'Europa ha delle sue contraddizioni interne, ma tutto può fare tranne che non dialogare con le nazioni.